Gli uomini locusta. Nella conferenza del 17 settembre 1924, Rudolf Steiner, parlando degli uomini privi di io, definendoli uomini locusta e richiamandosi all'Apocalisse di Giovanni, dice: «Nella nostra epoca si incarnano una quantità innumerevole di persone prive di io, che in realtà non sono esseri umani. Questa è una verità terribile. Li vediamo intorno a noi, ma non sono incarnazioni di un io. Sono inserite nell'ereditarietà fisica, ricevono un corpo eterico e un corpo astrale. Sono in un certo senso interiormente equipaggiate di una coscienza arimanica. Se non le si osserva con attenzione dall'esterno, sembrano esseri umani, ma non sono esseri umani nel vero senso della parola. Questa è una verità terribile, ma è qualcosa che esiste, è una realtà». Ma allora chiediamoci, ma da dove proviene questa realtà? Quali sono le cause? Bene, nella visione di Steiner sarebbe stata la morsa del materialismo sull'umanità a provocare la morte spirituale di circa un terzo dell'umanità, non più in grado di sviluppare una piena spiritualità. A questa condizione umana si riferisce la piaga delle cavalette dell'epoca della quinta tromba dell'Apocalisse. Queste cavalette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne e i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Ora, questa piaga delle cavalette sarebbe già in atto oggi dal punto di vista della coscienza umana. Osservando i loro corpi astrali, questi esseri appaiono proprio come vengono descritti dall'autore dell'Apocalisse, locuste eteriche con volti umani. Ma aggiunge Steiner, non si tratta necessariamente sempre di anime malvagie, possono essere semplicemente anime che pervengono sino a livello animico, ma a cui manca l'io, si tratta insomma di esseri umani senza l'io incarnato, che in particolare dagli anni 90 del secolo XIX sono sempre più frequenti. Questi uomini possiedono corpo fisico, eterico e astrale, ma mancano di io. Ora, evidentemente, il vuoto relativo all'assenza del principio umano per eccellenza, l'io, può venire riempito, prosegue Steiner, da entità arimaniche, da anime vaganti o anche da anime che sono rientrate sulla Terra in ritardo, anime provenienti da altri pianeti, da quelli nei quali, a suo tempo, tutta l'umanità ha vissuto prima del periodo atlantideo. Come si presentano questi esseri e soprattutto quale deve essere il nostro atteggiamento nei loro confronti? In questa e altre occasioni, Steiner sottolinea il fatto che queste persone, proprio per l'assenza dell'io, hanno una speciale necessità di amore e considerazione, proprio come dei bambini, in cui l'io non è ancora incarnato. Si tratta di persone che hanno una grande predominanza dell'anima, del sentire, provano sentimenti molto pervasivi, profondi. Possiamo dire che sono in tutto e per tutto simili ai giovani fino ai 20-21 anni. Quando poi negli esseri umani regolari si incarna l'anima razionale e quindi la possibilità dell'incarnazione terrestre dell'io, mentre in loro rimane sempre la stessa natura. Sostiene dunque Steiner. Chi affermasse che non dovremmo provare partecipazione nei confronti di questi uomini privi di io, privi di personale individualità, in quanto non avrebbero una successiva incarnazione, si sbaglierebbe di grosso. Va compreso caso per caso cosa vi sia propriamente in ciascuno di questi esseri. Noi dobbiamo pertanto educare questi esseri in piena coscienza come degli esseri rimasti bambini. Soprattutto è necessario non rivelare loro la loro natura, perché questo li condurrebbe alla pazzia. Nella vita poi avviene di regola che tali esseri incontrino degli uomini da imitare
questi ultimi costituiscono i loro modelli ed hanno anche la responsabilità del loro bene. Bene che nella maggior parte dei casi viene tradito vistosamente. Basti pensare a come le classi dominanti di regola si comportano nei confronti della massa di manovra che hanno a disposizione. Abbiamo dunque a che fare con corpi dotati di anima che non hanno l'io e che quindi non sono soggetti al karma. Sono pertanto esseri che scompaiono dopo la morte fisica. In un altro ciclo di conferenze, il GA300C, Steiner afferma che, anche se è estremamente sgradevole parlare di queste cose perché si viene aggrediti facilmente, purtuttavia sono reali. Infatti le persone rispondono in modo molto ostile quando si dice loro che ci sono intorno a noi degli uomini che non sono uomini. Ma aggiunge, questi sono dei dati di fatto e non avremmo un tale declino della civiltà se non vi fossero tanti esseri intorno a noi totalmente privi di scrupoli. Esseri che non sono uomini, ma demoni con sembianze umane. Questi esseri sono i peggiori nemici dell'idea della reincarnazione perché manca loro l'organo corrispondente per accogliere tale idea, visto che essi dopo la morte scompariranno effettivamente nel nulla. Alla domanda su come tutto questo sia possibile e permesso dalle entità spirituali, Steiner offre una risposta piuttosto sconcertante. Egli dice: non è di per sé da escludere che nel cosmo si possa verificare un errore di calcolo. Da tempo viene stabilito quali individualità tra loro collegate debbano discendere, ma vi sono anche concepimenti verso i quali nessuna individualità ha voglia di scendere e di collegarsi con quella corporeità. Oppure vi sono anche entità che le lasciano subito. A questo punto si presentano altri individui che non sono tuttavia adatti, ma è davvero ora molto frequente che vi siano in giro persone senza io, che in realtà non sono esseri umani veri e propri, che hanno in realtà solo una forma umana, esseri simili a spiriti della natura che non vengono riconosciuti come tali perché vanno in giro con sembianze umane. Bene, ora dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video con Arte Aliena.